purtroppo Roma è sporca. Noi ci siamo attivati con tutte le regioni, aiutando l'AMA, compresa come sta l'Emilia Romagna, per attivare le autorizzazioni per portare i rifiuti fuori. Però non dobbiamo nasconderci dietro un dito, purtroppo Roma non gestisce i suoi rifiuti, anche contro le indicazioni dell'Unione Europea, che dice che i rifiuti vanno trattati lì dove sono prodotti, perché portarli in giro per l'Europa significa inquinare e significa buttare al mare molti soldi dei romani. E sono mesi che noi diciamo che dopo la chiusura di Malagrotta, cioè di un sito dove venivano buttati i rifiuti tal quale, cioè come venivano buttati nell'immondezza, per capirci, per fortuna oggi nel Lazio non viene buttato più nessun rifiuto non trattato, però c'è bisogno di impianti, c'è bisogno di siti dove i residui dei rifiuti vengono depositati. Purtroppo Roma continua a dire che non è vero, che non c'è bisogno, che nel 2024 Roma sarà autonoma. C'è un piccolo problema, che nel 2024 ci dobbiamo arrivare, questa è la verità. Una delle cose che l'assessore Montanari continua a ripetere è che voi non avete risposto alle istanze mandate da Roma Capitale, dal Comune. Diceva: diteci cosa dobbiamo fare dell'eccesso di monnezza che tra l'altro prevedibilissimissimamente si sarebbe creata per le feste natalizie, perché è così tutti gli anni. Voi non avete risposto. Ma purtroppo è fin troppo palese dire che non è vero, tanto è vero che l'accordo ad esempio con l'Emilia Romagna era chiuso e sono giorni che gli emiliani aspettano i tir da Roma e per un motivo forse politico si è deciso di non farli partire. Si continua a rimuovere in maniera drammatica il dato che questa città non può permettersi, credo unica nel pianeta della Terra, a produrre tanti rifiuti e a non volerne trattare nessuno sul proprio quasi nel proprio territorio. Bisognerebbe avere coraggio. Però faccio un appello al Campidoglio: mettetevi in testa che i rifiuti vanno trattati e non in discariche buttati, vanno trattati lì dove sono prodotti. E Roma ha un problema immenso di deficit impiantistico, sta riempendo le discariche di tutto il Lazio, manda i rifiuti in mezza Europa, sta facendo ricchi i comuni di mezza Italia, perché non si vuole affrontare questo problema. Zingaretti, anche qui dobbiamo essere onesti fino in fondo, deficit strutturale verissimo, che però non può essere attribuito tutto all'anno e mezzo di gestione del comune da parte del 5 Stelle. Se non fosse per Roma Capitale, la regione Lazio non avrebbe problema di trattamento e conferimento dei rifiuti. Ignazio Marino ha fatto la scelta strategica di chiudere Malagrotta. Noi abbiamo sostenuto il sindaco per chiudere Malagrotta. Dopo Malagrotta bisognava aprire una fase di nuove e moderne impiantistiche. Purtroppo prevale spesso la demagogia. Io quello che dico è che questo è un momento nel quale c'è demagogia.